secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo, mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni vi dà testimonianza e proclama, era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Carissimi amici, intanto ringrazio la redazione di Porta Lecce per avermi dato la possibilità di non soltanto ascoltare la pagina del Vangelo del giorno di Natale, ma anche di offrire, seppure per pochissimi minuti, un commento al Vangelo di questa domenica di Natale. E nel formulare a tutti quanti voi che state ascoltando questo brevissimo intervento gli auguri di Buon Natale, mi piace riprendere tra le mie mani un testo molto bello di Alessandro Pronzato, un sacerdote francescano, un noto commentatore dei passi evangelici, purtroppo morto pochi anni fa, il quale parlava del Natale in termini non di ordine, di stabilità, di armonia, ma di disordine, perché Natale non è la festa che mette a posto un po' tutto, anzi, nel suo libro, bellissimo tra l'altro, Vangeli Scomodi, parla di un presepe, quello che un po' tutti noi facciamo nelle case, ma questa volta un presepe guasto, perché Dio ha mandato Gesù non per mettere a posto le cose, per ordinarle, ma piuttosto per disordinarle. E infatti, così scrive e recita Padre Alessandro, Gesù, proprio attraverso la sua venuta in mezzo a noi, ci fa chiaramente intendere che la nostra tabella delle precedenze non corrisponde alla sua, c'è una sfasatura, addirittura un capovolgimento. E questo è proprio dato dal presepe, dove noi mettiamo insieme i pezzi, ma in realtà Gesù non intende creare ordine, bensì disordine. Per esempio, i magi vengono da fuori ed Erode, che appartiene all'istituzione, saprà da questi stranieri della nascita del re dei giudei. Ancora, Gesù avrà 12 amici, i primi dei capi della sua chiesa, ma a portare la croce non saranno gli apostoli, bensì un uomo che viene da fuori, Simone di Cirene. E ancora, il Cristo che si rivelerà come Messia, una donna di Samaria, una donna non ebrea, esclusa dalla promessa, una donna che viene da fuori, una donna la cui condotta non è certo esemplare. E così via. Ecco, il presepe non è il simbolo dell'ordine, dello status quo, di una realtà stantia che si ripete di anno in anno, ma addirittura è proprio il simbolo del disordine, perché Gesù è venuto per portare la spada, il fuoco. E il Natale è proprio questo. È un momento in cui ciascuno di noi è chiamato a rielaborare, a ricalibrare, potremmo dire, la nostra vita interiore. E proprio perché molto spesso chi manca nel presepe è proprio Gesù bambino. Magari siamo attenti ai dettagli, all'orizzonte, al panorama del presepe, ma manca proprio l'essenziale. E a volte rischiamo, così recita Pronzato, di cancellare proprio il bambino Gesù,
Non ci rendiamo conto che soltanto nel momento in cui noi riconosciamo Gesù sulla strada, attraverso il volto del nostro prossimo, noi abbiamo il diritto di vederlo crescere e collocarlo esattamente nel presepe. E ora che noi abbiamo accettato, e finisco questa breve riflessione, la sfasatura, no? Il guasto del presepe, così lo definisce Padre Alessandro, non ci resta che trarne le conseguenze. Per esempio, Dio lo possiamo riconoscere non nel volto di una figura stantia e fissa, di una piccola statua, ma nel volto del nostro fratello. Il bambino Gesù mi fissa l'appuntamento dinanzi ai volti degli uomini che noi incontriamo. E l'itinerario per arrivare a Lui passa attraverso tutte le strade del mondo. Soltanto perdendo tempo con gli uomini abbiamo la certezza di giungere con puntualità dinanzi a Lui. L'augurio allora è che questo Natale, che già ci presenta una situazione storica confusa e a volte anche angosciante, possa aiutarci a rimettere a posto le cose interiormente, passando attraverso il disordine, la tempesta che crea poi equilibrio, armonia. E l'augurio è che questo Natale così insolito rispetto a quelli degli altri anni possa essere l'occasione per ritrovare nel disordine della vita l'armonia, l'equilibrio, la pace che soltanto Dio ci può dare. Auguri a tutti di buon Natale.